Viaggio è fondamentale, il viaggio è necessario, e come diceva Gurdjieff, il nutrimento principale è proprio l'emozione, no? Perché se tu sali su un palco, devi raccontare qualcosa, ma se non hai immagazzinato nulla, che cosa racconti? Gaetano, lasciami subito dire che oggi sono contentissimo e orgoglioso di registrare questa chiacchierata perché tu sei pugliese, però sei un artista ormai di fama internazionale, hai girato il mondo, hai un profilo importantissimo, sei un sassofonista nel panorama jazzistico internazionale. È stato difficilissimo averti qui oggi perché siete in tournée, siamo in piena Sì, siamo un estate po' e in giro. incastrare le date è difficilissimo. Raccontami come sta andando la tua estate e per il fatto di essere qui ovviamente ti ringrazio per aver trovato questo Sono io che ringrazio te momento. per la disponibilità, per avermi fatto scoprire questo posto meraviglioso. Niente, è un periodo un po' intenso. Però dai, ce l'abbiamo Abbiamo fatta. dovuto inseguire tra Esatto, sì. È un Londra, po' così, altri posti europei. l'estate E è un anche po'. tanta Puglia, ho visto. Sì, no, devo dire, per fortuna la mia terra è riconoscente, quindi cioè, qui mi piace, ci sto benissimo, quindi lavorare in Puglia è sempre molto, molto bello. Raccontaci quello che è stato il tuo percorso. Io, come ho detto all'inizio di questo video, tu sei un sassofonista, ti sei formato qui in Sì. Puglia, però poi sei stato molto fuori. Ho visto nella tua bio sul tuo sito web, ti ho seguito, tu hai suonato con tanti artisti. Raccontaci proprio dall'inizio, com'è nata la tua Beh, passione per il jazz? intanto io sono un po' figlio d'arte, nel senso mio padre è sassofonista, ho iniziato a suonare il sassofono da subito, quindi nella mia famiglia c'era sempre tanti strumenti in casa, tra cui tanti sassofoni. Mio padre, all'età di 6-7 anni, ha deciso di cominciare ad insegnarmi il sassofono, quindi poi ho fatto il percorso di conservatorio, quindi sassofono classico. Parallelamente ho scoperto il jazz attraverso i dischi di mio padre e quindi mi sono Ma lui appassionato. suonava. Papà suonava professionalmente, ha fatto molta musica leggera, è stato anche lui in Venezuela negli anni 50 per 10 anni, aveva una sua band lì. Quindi il Sud America che torna in Sì, te, già quindi dalla radice, esatto, diciamo, dalla quindi matrice principale. prima parlavamo di Peppino di Capri, papà ha suonato con Peppino di Capri, ho fatto diverse tournée con Rita Pavone, insomma è uno che ha suonato parecchio. Nella scena di Bari, quelli della vecchissima guardia, papà era uno di quelli che suonava tanto, insomma. Quindi ecco, è stato abbastanza naturale. Tu avevi gli strumenti in casa, immagino, da Sì, bambino. abbiamo sempre avuto pianoforte, chitarre. Poi papà per un periodo ha lavorato per la regione e gli avevano affidato anche una banda. Lui, pur non avendo mai fatto banda, ha messo su una banda, quindi dentro casa capitavano pure ottoni vari che nessuno di noi suonava, però per chissà quale caso si ritrovava. In casa c'era di tutto, tamburi, batterie, bassi, cioè addirittura un banjo elettrico. Anzi, scusami, un mandolino elettrico che è lì appeso. Ma tu hai Non potuto so. sperimentare anche da piccolissimo? No, no, no. Allora, strumenti a corda per me sono stati sempre tabù, Limite. cioè non. Ed eravamo quindi al conservatorio. Da quel momento in Conservatorio. poi cosa succede? Poi, allora, è chiaro che il conservatorio ti dà la grande possibilità di conoscere colleghi, di conoscere studenti, quindi di cominciare a lavorare insieme. Poi gente che ovviamente è anche giovane come te, che ha gli stessi tuoi interessi, quindi comincia a formare il gruppetto, la piccola formazione, comincia a fare esperienze, comincia anche ad essere chiamato in qualche formazione locale, qualche orchestrina, qualche big band, qualche gruppo così. Man mano fai esperienza, studi, perché lo studio è fondamentale, quindi queste cose non vengono così, cioè nel senso che sono sempre frutto di Tante ore studio dedicate costante, comunque. ossessivo, studiare bene, oltre al fatto che comunque bisogna avere una certa predisposizione, quello che gli altri chiamano talento, quello è purtroppo necessario, quindi bisogna essere portati. E poi ovviamente vanno fatte tutta una serie di scelte parallele allo studio, quindi la scelta di fare
fare anche la valigia e andare a vedere fuori che cosa c'è. Quindi il viaggio, la condivisione con musicisti di altre estrazioni culturali, andare a vedere che succede a New York, soprattutto per chi vuole suonare jazz. New York è la città che non può mancare, no? Quindi un periodo lì, secondo me, va fatto, così come Londra, Berlino, Parigi. Il tuo Cioè, primissimo viaggio all'estero qual è il mio stato? primissimo viaggio all'estero è stato Londra, cioè a Ok. livello stabile, nel senso che avevo casa nel Bronx, sono stato un po' lì, ho frequentato la scena musicale newyorkese, dove c'è veramente il Quindi fulcro New di York, hai tutto. detto Bronx, New Sì, York, New non York. Londra. Perché No, sì, no, no, ok. il mio primo, la mia prima casa fuori di Bari è stata lì. Poi Ok. sono stati state esperienze a Parigi, a Berlino, ma roba di mesi. A Londra ci vado sempre, ci vado. Ho iniziato ad andarci nel 96 e ci vado un paio di volte all'anno per fare concerti, ci sono stato di recente. Ti abbiamo visto, ti Sì, l'ultima volta mi seguiamo. sono portato mia figlia proprio perché voglio fargli respirare possibilmente l'aria. Che poi è fondamentale per un Assolutamente. bambino, soprattutto chi ha il privilegio di avere un genitore che per lavoro va fuori, no? Aprire la Assolutamente. mente, gli orizzonti già da piccolissimo, capire anche solo geograficamente che io mi prendo un aereo e mi sposto in qualche ora, sto in un'altra cultura, mangio cose Assolutamente. diverse, anche se, vabbè, Ma io mi sono quello. portato mia figlia prima del lockdown, siamo stati a Tokyo, abbiamo fatto dei concerti Wow. là e lei è venuta con me, mia moglie anche. E per lei è stata una scoperta incredibile perché è una cultura, un mondo Completamente diverso. completamente diverso, quindi lei è rimasta affascinata da questa cosa. Lei suona anche? Lei suona il pianoforte Ah. classico, canta, vorrebbe cantare, però ecco, non è sempre possibile perché comunque. Cioè, un conto è pesare sull'organizzazione per uno, Eh pesare per tre, volte è possibile, altre volte no. certo. Altre volte bisogna Bisogna. mediare. Per fortuna su Londra ci sono voli low cost, quindi alla fine si può. Per il Giappone è un po' Senti, Gaetano, diverso. tu che hai la fortuna, quindi il privilegio di confrontarti con altre culture, restiamo ovviamente nel segmento della musica jazz, quali sono le differenze che noti tra gli altri paesi e l'Italia? E se l'Italia è, come dire, ancora purtroppo divisa a livello artistico, diciamo di percezione e di partecipazione, perché ho l'impressione, organizzando eventi qui al sud, che ora con le dovute proporzioni ovviamente di artisti senza nominare nessuno, che gli stessi artisti abbiano un po' più di pubblico forse su e meno qui, e tra su e all'estero, molti di più all'estero che. Allora, secondo me il vero problema è problema, la vera differenza è che c'è una curiosità diversa all'estero, soprattutto i paesi asiatici, ma in realtà anche, credo anche negli Stati Uniti, c'è più attenzione nei confronti del musicista, c'è più curiosità. Riempire un teatro, ad esempio in Russia o ad esempio in Israele o in Giappone o in Cina, molto più semplice che riempire un teatro in Italia. In Italia devi fare il nome di cartellone, devi fare il nome che va in TV e allora vendi sbiglietti e la produzione rientra delle spese. Questo è il motivo per il quale i soliti 10 girano sempre e gli altri rimangono le briciole, perché la gente si muove solo se quel personaggio l'ha visto in TV. Quindi non c'è curiosità di andare ad È ancora così ascoltare importante il passaggio in televisione? assolutamente. Ma tra l'altro la televisione, che negli ultimi 40 anni è stata comunque, permettimi, è stata devastata dalla TV Certo, commerciale, certo. da Canale 5 in primis, dal 78 in poi la nostra TV è diventata una spazzatura continua, quindi cioè, è stata la nostra rovina. Vero, verissimo. Io ricordo quando ero ragazzino sulla Rai davano anche dei concerti di jazz, magari a mezzanotte davano il cosiddetto programma Schegge, dove ti capitava, capito, l'estratto di Umbria Jazz, ti capitava la roba anche assurda, dici ma che cazzo è sta roba? Oggi invece va quello Sì, sì, che sì. è nazional popolare, quello che piace e addormenta la gente comune. Cioè, anche un artista che viene a fare un concerto, la gente va per ascoltare quei pezzi che ha già sentito 100 volte.
Cioè, se un artista ha album nuovi, la gente vuole sentire le canzoni famose. E tu dici che questa è una cosa prettamente italiana. È una cosa principalmente italiana, nel senso non è che io non voglio dire che l'italiano è poco curioso, però ecco, pecca di cultura da questo punto di vista, cioè non c'è curiosità. Spesso mi capita di assistere a concerti in cui l'artista deve fare anche un po' il giullare, cioè, deve far ridere, deve fare la battuta, intrattenitore, deve cioè far cantare il pubblico. Ma perché? Cioè, nel senso, la musica a volte viene sempre messa in secondo piano. Facciamo il pezzo facile così la gente lo capisce. Ma è, tutto ciò è snaturare. Che poi è il compito un po', no, dell'arte, quella di educare anche. Invece si fa il discorso contrario. E quindi si svilisce l'arte per andare, esatto, incontro. C'è il pubblico che vuole la mazurka. Beh, dai, facciamo una mazurka così li teniamo contenti. Io non devo fare il babysitter di nessuno. Almeno io la vedo così. No, no, è così assolutamente. Cioè, ho fatto delle scelte, degli studi, delle cose, una mia idea musicale. Poi se viene condivisa è bene. Se non viene condivisa, pazienza, non è che devo fare, capito, l'animatore, un pezzo di Carosone per avere un applauso in più. Gaetano, quindi l'Asia dici che è uno degli mercati. Sì, diciamo che allora suonare in Giappone, ma anche io ho fatto concerti a Taiwan, ad Hong Kong, c'è un'attenzione diversa, proprio una questione di rispetto per chi è musicista. Cioè il musicista non dico che viene venerato, però è, ricopre, ecco, un ruolo sociale molto importante, cosa che in Italia non è. Spesso siamo un po' corredo, nel senso, vai a fare un concerto in un club, molto spesso ti capita che per il gestore sei quello che sta lì, beh dai, stasera è una pizza margherita e una birra. Invece, certo, in Giappone c'è un tipo di trattamento, un tipo di rispetto, certo, completamente diverso. Oltre al fatto che, cioè, anche senza essere famoso, la gente viene ad ascoltarti. Si, perché vuole ascoltare musica. Vuole ascoltare qualcosa di nuovo, che magari non è quello che loro già conoscono. E quello è la differenza principale, sostanziale, è proprio quella. E questo, essere aperti alla curiosità. Essere curiosi, vediamo questo che viene da Bari, dall'Italia, che mi fa sentire. Certo, che avrà altri riferimenti rispetto ai miei, che vivrà un'altra situazione. In Italia invece no. E scusami Gaetano, questo, questo gap culturale non lo vedi evolversi, cioè cambiare con la nuova generazione, con la generazione Z di cui si parla? O, non lo so. O pensi che sia difficilissimo? Io credo che ci sia da un po' andare. Ci vorrebbe una mezza rivoluzione, cioè dovrebbe ripartire tutto un po' dall'educazione musicale nelle scuole, insegnare anche l'ora di musica nella scuola pubblica. Allora, era io mi ricordo l'ora di musica nella scuola media non è mai servita a nulla perché era un intrattenimento. Anche mia figlia, quando ha fatto la scuola media, intrattenevano facendoli ascoltare Jovanotti, farli stare tranquilli. Sì. C'è babysitting più che educazione, e quello è un grande problema, devo dire. Non lo so, poi in Italia c'è anche la cattiva abitudine a non dover pagare per la musica, no? Cioè, se io devo andare a mangiare una pizza margherita, magari terribile, una birra, ormai 15 meno di 30, euro meno di 30. Le spendo volentieri. Se devo andare a sentire un concerto e pagare un ticket di 15 euro, mi viene, ma do 15 euro, porca miseria. Cioè, però qui voglio fare un appunto, e mi prendo io la responsabilità di quello che sto dicendo. È capitato anche di proporre degli artisti anche importanti, sempre nel territorio, e io noto spesso che gli altri musicisti o gli altri artisti non vengono ad ascoltare un loro collega barra competitor, o sbaglio, è una percezione mia. Sì, devo dire che è una pratica diffusa. Allora, perché mentre se viene uno chef rinomato, la sala si riempie di persone che lavorano nel mondo della ristorazione. Sì. Quando viene un artista importante? Allora, meno, Molto spesso. Allora, intanto voglio dire, ci sono giornate in cui tanti artisti stanno lavorando. Se tu fai un concerto, certo, di venerdì, di sabato, gli è molto probabile. Certo. Se fai il concerto di lunedì e viene un determinato artista, gli artisti vanno, okay, perché lunedì è una giornata un po'. Infatti c'era una rassegna che organizzavano tanti anni fa
di lunedì e funzionava la grande, era piena di musicisti. Dipende da chi suona, okay, okay. Nel senso che molto spesso ci sono musicisti inflazionati che vengono sempre, quindi gli artisti, ma io magari l'ho sentito certo. 2 mesi fa, 3 mesi fa, quindi... Magari ci ho anche suonato insieme. Però, cioè. Ecco, quello che tu dici non è tanto lontano dalla realtà, nel senso che dovremmo essere un po' più coesi, ma non solo, dovremmo essere più coesi sotto tanti altri punti di vista, tipo anche... non farci la guerra delle paghe, no? Ah, sì, assolutamente. Nel senso che c'è una concorrenza sulle paghe al ribasso. Questo del 2023 sembra l'estate in cui i live, anche lì è una percezione mia, però sembra che i live siano esplosi, concerti dovunque, dagli artisti più importanti, rinomati, a anche artisti, diciamo, locali. I comuni hanno finalmente, non so, saranno arrivati i fondi dall'Europa, stanno ogni sera c'è musica da qualche parte. Quella che è la percezione vostra, se siete contenti di questo, immagino di sì ovviamente, o se avete lavorato di più. Sembra come se dopo i 2 anni sia ancora di più esplosa. Dopo la pandemia, 2 anni di concerti solo d'estate, adesso è proprio esploso. Sì, allora io ho una percezione diversa dalla tua, nel senso che non noto quest'anno un aumento rispetto allo scorso anno. Diciamo che c'è stato un aumento fortissimo lo scorso anno, perché tutti liberi finalmente, non c'era problema di... anche 2 anni fa c'era comunque il rischio che potesse scattare un nuovo lockdown, comunque c'erano delle restrizioni, invece già dall'anno scorso... No, io vedo che... poi, voglio dire, viviamo in una terra che per fortuna è ricca di turismo, quindi in qualche modo gira il quattrino, quindi molto è più semplice organizzare degli eventi. Però non noto una grossa differenza rispetto allo scorso anno. Però, ripeto, io sono spesso fuori, quindi non vivo... Quello che ho notato io è che negli ultimi 2 anni, anche con delle proposte importanti, c'era ancora un minimo di titubanza nel partecipare a concerti affollati o da parte quello del pubblico. Sì, sicuramente. Quest'anno è proprio caduta finalmente questa cosa, certo. E quindi vedo continuamente, si vedono ovviamente nei telefoni, partecipazioni di ragazzi, ragazze, esatto. Il pubblico di tutte le età. Che partecipa volentieri, certo. ai live, e quindi per me è un buon segnale, perché il live è sempre un valore aggiunto per le strutture. Io mi occupo di turismo, mi occupo di questo, e niente più della musica live di un buon concerto può essere volano di promozione per le strutture turistiche. Ma infatti c'era uno studio, ora non ricordo bene il dettaglio, però pare ci sia uno studio che dimostra che tutto quello che viene investito in cultura, in arte, in promozione di in questo ambito, ritorna proprio a livello economico moltiplicato per 3. Certo. Nel senso che io per anni ho cercato di organizzare qualcosa nel mio paese dove abito, dove vivo, che è Cassano, sono Murgia, però non c'è mai l'attenzione necessaria. Devo spendere 10, però devo fare questo. Lo vedono come un costo, non lo vedono come lo un vedono investimento. Come un costo e non come un investimento. Quando in realtà è dimostrato da studi che si mantiene sul lungo periodo. Che poi alla fine ti ritorna nel lungo periodo, perché tu porti della gente a scoprire il tuo paese. Magari parallelamente scopre il ristorantino, scopre il bed and breakfast, esatto, magari apprezza anche il centro storico, e quindi torna dopo un mese con degli amici. Ma guarda, stai descrivendo quello che ho fatto io praticamente ieri sera. Dovevo vedermi con delle persone sabato sera, tutto pienissimo, non sapevamo dove andare. Mi è venuto in mente una locandina di un locale nel quale non ero andato, ma avevo visto la promozione, esatto. Di un artista, yeah. E in quella serata dell'artista non sono potuto andare, però sono tornato con questi amici perché ricordavo, grazie alla promozione di quella locandina, siamo andati, abbiamo scoperto un locale bellissimo, tra l'altro vicino Cisternino, e 2 dei miei amici hanno prenotato la laurea dei figli, sì. Lì, cioè, è nato tutto per una locandina vista per un artista, certo. Alla quale io non ero neanche andato, quindi certo. Alla fine moltiplica questo episodio per
no, 365 no, giorni all'anno e alla fine fai, e questo è destinazione, turismo e tutto il resto. Ci vuole lungimiranza, ma non un briciolo. Anche perché poi alla fine credo che ogni comune, ogni ente sperpera dei soldi che potrebbe magari destinare. Sì, nel senso che c'è uno spreco comunque pazzesco, oltre al fatto che a volte escono dei soldi non si capisce bene. Però ecco, la cultura, ma ripeto, gli ultimi, è una leva, sono importante, molto critico sugli ultimi 40 anni del servizio televisivo, cioè cosa vogliono? La discoteca in piazza, il karaoke, quello va, e quello spingono perché la gente vuole quello, quindi io amministratore sono contento così. Eh sì, perché il problema è che la politica deve avere un consenso subito, mentre quello che ci dovrebbe fare è educare sul lungo periodo. Esatto, ma un'amministrazione che dura 5 anni, esatto, molto meno ultimamente, ha interesse al breve. Ma parliamo di chi invece ama il vostro genere, ama la musica, ama le proposte di qualità, chi viene ad emozionarsi guardando i vostri concerti, i tuoi. A proposito di questo, tu, volevo chiedere, perché tu regali a noi tantissime emozioni, ci fai emozionare, ma noi ti seguiamo. È uno scambio alla pari. Voglio sapere, tre episodi, o quelli che ci vuoi raccontare, che hanno emozionato te, da musicista o da fruitore appunto di concerti, se hai suonato con qualcuno, hai suonato con tutti praticamente. Ho suonato, ma, beh, sì. Ma voglio sapere qualcosa che ha lasciato a te proprio una traccia indimenticabile. Non so se ricordate, qui a Bari ha vissuto un momento incredibile a cavallo tra gli anni 90, 1990 e il 2000. C'era questa associazione culturale FEZ che organizzava un po' tutto quello che era musica moderna, avanguardia. È stato un centro catalizzatore di tutta la movida barese di un certo tipo per quegli anni. Io ho avuto la fortuna di vivere appieno quel momento lì, ero ragazzo e c'erano tanti gruppi, tanti concerti. Bari ha vissuto un momento storico tra 94, 97, 98, 99. Io ricordo che a Bari c'erano 8 club col pianoforte vero. Wow! 8 club. Tra l'altro c'era un posto, qui il Riff Club, bellissimo. Il Reif, dove adesso credo ci sia un ristorante giapponese vicino a Piazza Largo Adua, accanto al Kursaal, per intenderci. E lì c'erano, facevano DJ set di jazz, ricordo delle cose. Quindi c'era comunque una scena, c'era un pubblico. C'era una scena incredibile, il Fetto, dove c'era Nicola Conte, Antonio Martino, Pippo Foglianese, insomma un collettivo di persone veramente molto molto interessanti, e hanno generato una scena, cioè voglio dire, io ho visto concerti di musicisti di jazz, non proprio pop, in discoteca fare 700-800 paganti. Wow. Oggi sarebbe improponibile. Sì, oggi. Cioè, abbiamo avuto Roy Ayers, abbiamo avuto Steve Coleman, Andrew Hill, Nat Adderley, Gil Scott Heron. Il Fez ha organizzato concerti incredibili. In quel decennio è stata una rivoluzione. Tanto Bari era un po' anche al centro della scena internazionale, proprio grazie a questo. Grazie a questo, sì, certo. Sì, assolutamente. Noi siamo andati all'estero, le prime esperienze all'estero sono state grazie al Fez. Che certo, perché da... poi contatti, esatto, ovviamente relazioni. Esatto. E dicevo, grazie al Fez ho avuto la possibilità, tanti anni fa, nel 98, credo avessi 23 anni, 97, di suonare con un musicista americano, Greg Osby, sassofonista fortissimo. E lì ho avuto l'illuminazione nell'andare poi a New York, nel senso è stata un'esperienza importantissima per me, perché ho capito che avrei voluto fare veramente quella cosa lì, e per poterla fare al meglio era necessario un apprendistato negli Stati Uniti di un periodo più o meno lungo, nel senso capire un po'. E quella è stata un'esperienza incredibile, perché tu hai a che fare con uno che fa quella roba davvero. Quindi è stato quello lo spartiacque della tua vita. E tu capisci, ok, adesso c'è da prendere un bivio, no? Se devo fare sta cosa, è il caso che io vada a vedere lì come funziona, no? È come se io volessi, che ne so, fare il calciatore da ragazzino, però vivo in Islanda.
Cioè, ho capito, sì, però poi a un certo punto mi devo confrontare, magari vado a vedere in Inghilterra che succede, vado a vedere in Germania, in Italia. Certo. È così, cioè, capisci un po' come muoverti. Quella è stata un'esperienza fantastica. Un'altra esperienza incredibile è stata in occasione di una borsa di studio internazionale che vinsi a Siena, sempre in quegli anni lì. E sono stato 10 giorni a Santiago de Compostela con insegnanti che venivano da tutto il mondo, eravamo due per nazione selezionati, e lì, ecco, hai a che fare con tanti studenti come te che sono stati selezionati da altri paesi, quindi diciamo una Anche sorta quello è un di melting pot. masterclass di studenti selezionati con i migliori docenti, e lì abbiamo suonato con loro, siamo stati 10 giorni a stretto Uno contatto. scambio incredibile, E immagino. lì è stata un'esperienza fantastica e molto, ecco, formativa, perché poi ti confronti con quello che viene da Israele, tedesco, lo svedese, quello che viene dagli Stati Uniti, quello che viene dalla Berkeley, quello che viene da Los Angeles, quello Che che viene poi il dal jazz è proprio Messico, questo, no? e L'incontro di capisci, tante capito, culture ecco, che lo stato dell'arte, comunica. ma là che succede? Perché io penso una roba, però poi ascoltando gli altri capisci che hai da recuperare molto terreno, quindi cioè, ed è molto importante. Poi, insomma, le altre esperienze belle sono state sicuramente andare in Brasile col mio gruppo, con il Boom Collective. Abbiamo fatto un'esperienza incredibile, perché lì c'è un folk, la musica è anche lì è Eh sì. percepita. Per quanto non vivano un periodo proprio di massimo splendore dal punto di vista economico, però il calore della gente lì è Cioè, lì incredibile. la musica fa parte proprio del quotidiano. No, è una roba incredibile. Noi abbiamo visto anche delle jam di samba per strada, con gente che passava e si fermava e cantava, suonava. Bellissimo. Una roba incredibile, che solo accade solo lì. È veramente tra Rio e Allora non ci San resta che fare più Paolo. viaggi, assolutamente. Sì, no, il viaggio è fondamentale. Il viaggio è necessario, e come diceva Gurdjieff, il nutrimento principale è proprio l'emozione, no? Perché se tu sali su un palco, devi raccontare qualcosa. Ma se non hai immagazzinato nulla, che cosa racconti? Tornando al discorso di prima che facevamo su artisti un po' più mainstream che mettono fuori praticamente ogni giorno un pezzo nuovo perché le piattaforme, la nuova distribuzione chiede questo, io mi sono sempre domandato se tu non hai il tempo necessario a farti vivere l'esperienza, poi come la rielabori e come la trasmetti No, è a me chiaro. pubblico che devo comunque immedesimarmi o comunque emozionarmi con quello È che mi stai chiaro, è raccontando. chiaro, è chiaro. Gaetano, vedi nel panorama, torniamo dopo aver fatto il giro del mondo con le tue esperienze, restiamo in Puglia, a Bari, nel nostro territorio, vedi qualche artista emergente degno di nota. Io ti vedo suonare spesso anche con giovanissimi, Sì. e questo da parte tua, perché poi è facile per loro, immagino, tu gli fai un grande, come dire, endorsement, perché No, quando ma vedo nel tabellone che danno il assolutamente. partipilo e vedo sotto gli altri 5, 3, 2, 4, quelli che sono, Ah, assolutamente. Allora ti dico, io ho sempre fai da voluto, apripista, ecco. chissà se è stato un bene o cioè, talvolta è andato anche contro i miei interessi puramente economici, però io ho sempre voluto suonare con i migliori. Soprattutto quando ero ragazzo, cioè io chiamavo gli americani, chiamavo gente da fuori perché io volevo imparare da loro, quindi come mi consigliava mio padre, chiama quello più bravo di te e facci le spese. È stato un po' così. Quindi la roba di voler suonare sempre con qualcuno che potesse darmi anche qualcosa, più che invece chiamare un cosiddetto amico Amico o o il qualcuno che mi chi PR. chiamo, perché poi lui mi deve chiamare in altri contesti, quindi lo scambio che normalmente accade. Io ho sempre pensato alla musica al primo posto, quindi quello è l'ideale per fare la mia musica, voglio suonare con lui. Quindi Boom Collective, che è la mia band attuale, il mio progetto principale, ho sempre chiamato gente che ho ritenuto forte, giovane, perché comunque io, man mano che il tempo passa, divento sempre più vecchio, quindi tiro linfa dalla nuova scena. Quindi tutti quelli che suonano con me, che gravitano intorno a Boom Collective, sono comunque musicisti pazzeschi, a partire da Angela Esmeralda, la mia cantante. C'è stata con noi Carolina Bubbico, che non devo presentarla io, insomma, un'artista Un molto molto affermata, che ha un'idea molto precisa di quello che fa.
e lo sta dimostrando benissimo. Però anche con me c'è stato Mirko Signorile, Fabio Accardi, Dario Congedo, Giuseppe Bassi, tutti musicisti che stanno comunque facendo tantissime cose. Un bellissimo percorso. Assolutamente. Anche. Più fino ad arrivare ai giovani, Francesco Schepisi, Federico Pecoraro, Gianluca Aceto, Sebi Burgio, un pianista, l'unico non pugliese della band che viene dalla Sicilia, anche se ormai è stabile a Roma da tanto. Quindi loro sono gente con la quale mi piace, insomma, avere a che fare, avere rapporti, ed è molto bello, sono dei talenti incredibili. Poi ce ne sono anche altre personalità qui a Bari veramente degne di nota, ragazzi giovani che suonano benissimo, e veramente tanti. Tu insegni anche al Conservatorio di Foggia, giusto? Io insegnerò al Conservatorio di Foggia fino al 31 ottobre, nel senso che da novembre sarò in organico al Conservatorio di Matera. Okay. Quindi mi trasferirò come sempre. Però dico, hai uno sguardo sui giovani, sui giovanissimi che cominciano a fare questo mestiere. Un consiglio a loro spassionato. Quanto è importante in questo settore? Vabbè, le relazioni lo sappiamo, la comunicazione anche, quindi non te lo sto neanche a chiedere. Ma ho visto che tu ci tieni a dire che la cifra deve essere quella della qualità, della musica, dello studio, della ricerca, prima di tutto il resto. Ma una struttura di management, quanto può servire a degli artisti giovani, e se è il caso di cominciare subito così, o se bisogna fare la famosa gavetta? Perché io immagino, no, che non sono un esperto di musica, però delle dinamiche di gruppo sì, perché poi negli staff, negli hotel, certo, per quello certo. Che facciamo, sono abituato a mettere insieme le persone, è sempre difficilissimo. Quindi per una giovane band appena formata, per avere, come dire, una voce unica, consigli un manager, un percorso di questo genere, o prima farsi le ossa anche delle necessarie litigate, allora, divisioni, formazioni nuove? Guarda, come funziona? Allora Savino, la mia esperienza, la mia piccola esperienza mi dice che cercare un manager è un approccio sbagliato, piuttosto è il manager che deve venire a cercare te. Ok. Nel senso che si crea un tipo di rapporto inverso, nel senso che il manager in primo luogo deve credere deve investire su di te e deve cercarti lui. Se cerchi tu lui la vede come un'opportunità di lavoro. Certo. È come quando io mi propongo ad un locale, ad un festival, lui ha il coltello dalla parte del manico. Perché è lui che fa il prezzo poi. Hai capito? Invece è bello quando il festival chiama te, perché significa che vuole esattamente, ascolta, te, sa quello che fai e non si mette neanche te a chiedere, a dire. E io penso che l'aspetto più importante per un giovane musicista o per una giovane band è quella di farsi notare il più possibile, quindi partecipare a concorsi. Oggi voglio dire, oggi ci sono i social, ci sono i social che sono importantissimi per poter cioè la qualità alla fine viene, però fuori. Ecco, lo studio e la ricerca è sempre al primo posto, la cosa più importante, nel senso che tante band che suonano bene ce ne sono, però quelle che riescono ad emergere sono sempre poche, perché comunque oggi è più facile avere visibilità. Prendi il tuo spazio web, è più facile, però dura di meno se non sei strutturato, se non hai lo spessore. È il contenuto di quello che tu fai che deve vincere una concorrenza enorme, perché oggi io da una postazione web, da un computer, ascolto quello che succede in Australia, ascolto quello che succede negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina, anche in Cina. Quindi per ascoltare la band che è a 10 km, io comunque devo fare una sorta di, io ascoltatore, devo fare una sorta di scelta. Per me non è comodo, cioè non è, voglio dire, ascolto la band locale perché è più vicina. Tanto col web tutto è vicino. Tutto vicino. Se voglio ascoltare qualsiasi roba, oggi ho la possibilità di farlo comodamente da casa. Dal vivo è un po' diverso, un po' più difficile. Sì. Però ecco, un artista giovane deve riuscire con la musica a catturare l'attenzione. Poi, se questo
se il processo è giusto, è corretto ed è soprattutto sincero, il manager viene a cercarti. Okay. Oltre al fatto che comunque manager non ce n'è, ambito del jazz, una musica di nicchia, il manager non serve, a cioè... parte che ha quasi tutto da perdere e in una prima fase dovrebbe investire, cioè ci sono poche figure, quindi il manager oggi preferisce investire, gestire sul pop, o l'artista che comunque ha il suo bacino d'utenza già consolidato, un artista di livello, un artista sicuramente non giovane, a meno che non c'è un artista che ha un appeal televisivo che può in qualche modo garantire lavoro. Gaetano, hai detto televisivo, immagino ti riferissi ai talent famosi che... Sì, è ancora così importante andarci? Allora, io devo dire, sono completamente ignorante in materia, nel senso che non guardo la televisione. Ho seguito un po' The Voice perché c'era la mia amica Lisa Manosper. E ho fatto un po' ha vinto, tra l'altro, che secondo, è arrivata seconda, okay. Credo. Però ecco, non seguo i talent, non so neanche quanti ce ne siano, credo ce ne siano. Ormai praticamente tutto. Però sicuramente la televisione in Italia, dico funziona. Purtroppo, ha un peso ancora molto importante. Dico sì. Purtroppo perché per arrivare in televisione molto spesso non ci arrivi perché sei bravo, ma ci arrivi perché hai le conoscenze giuste o comunque... Anche perché hai la tragedia giusta, fammelo dire, perché molte volte funziona la storia, il percorso, ci sentiamo... Sento un talent di musica, ma mi sento tutta la storia del cantante che ha avuto, purtroppo ovviamente, una tragedia, un percorso difficile, particolare. E fa parte di quel discorso di cui facevamo prima, no? L'essere un po' giullari, cioè nel senso che la musica devo intrattenere, qui, in qualche modo va sempre a finire in secondo piano, devo incuriosire la gente con Quella che era la mia domanda era per i giovani, che immagino sia un trampolino importante quello del talent, però quando si spengono quei riflettori, poi comunque se non hai lo spessore, ma anche come dire, una resistenza emotiva a poi confrontarti tutti i giorni con quella che è la realtà, è difficile durare, perché oggi ne vediamo 1 milione al giorno che vengono fuori. Assolutamente. Il problema è durare negli anni. Una mia curiosità, questa poi ti libero perché ti sto tenendo in ostaggio. No, ci sta così. Accade spesso quando andiamo a concerti o comunque vado a vedere degli artisti che richiedono di non riprendere, di non fare riprese, di non fare fotografie. Io posso capire che in teatro, quando c'è una recitazione importante, la concentrazione, il flash, forse anche per voi è importante, anzi lo è sicuramente la concentrazione, ma perché ancora alcuni artisti si ostinano a non voler essere ripresi, quando oggi più siamo esposti e più magari vengo conosciuto da un mercato che poi mi dà lavoro? Allora, io non lo so perché, nel senso che a me fa piacere quando c'è qualche fotografo professionista. Certo, non sono capitati gli scatti veramente orrendi pubblicati, quello ogni tanto capita, però in genere fa sempre piacere. Ormai. Diciamo che la cosa importante è che spesso si tende un po' a mettere da parte, ma è importante, è il contesto dove suoni, nel senso che ti chiama un festival, tu vai lì perché c'è il tuo cachet, c'è una bella paga, c'è una cosa importante, però molto spesso tutto quello che ruota intorno al festival, a partire dalla location e anche dalla scenografia che c'è, non è bellissimo. Ah, ok. Ok, allora in certi contesti alcuni artisti preferiscono non avere foto perché magari sul loro sito o sul web hanno delle foto l'immagine tutte perfette. Patinata. Capita, capito? Il palco accanto alla macchina parcheggiato, al bidone della spazzatura, è capitato. Quindi in certi contesti io posso anche capire l'artista affermato che dice guarda no, non mi fare foto perché il palco non mi piace, io magari ho un abito che oggi non lo so, può essere perché poi l'immagine è tutto. Ok. Io ad esempio ho fatto una pulizia sul consiglio della mia vecchia agenzia. Tanti video che c'erano, che gente faceva col telefono e mi taggavano, quindi aprivi YouTube, c'erano dei video in posti improbabili. E detto Gaetano, questi mi fa sparire di qua. Una volta addirittura ho fatto un concerto in una spiaggia tanti anni fa,
ero con una pianista americana e al soundcheck fatto tra l'altro alle 5 del pomeriggio, ero tipo in pantaloncini perché faceva caldissimo. Ovviamente c'è stato qualcuno che ha ripreso il soundcheck, ha pubblicato su YouTube sta roba, io che sono in pantaloncini. Ora tu non puoi andare a spiegare alla gente che stavi facendo il soundcheck a 40 gradi e che non avevi l'abito, perché la gente pensa che quello sia al concerto, ma non è, capito? Ora mi è più chiaro. Okay. Può essere che qualcuno dica, no, guarda, ora mi è più chiaro. Però ecco, cioè, capita di rado, insomma, a me fa sempre piacere quando vedo... Ultima domanda, le piattaforme, quindi Spotify, i social, vi aiutano sempre per la ricerca, perché o sono un... Allora, un bastone. Io la vedo così, se non esistessero sarebbe meglio. Ah, okay. Perché noi, insomma, avrebbe più senso. Cioè, quando io scrivo Gaetano Partipillo su Instagram nelle storie, a te ti arriva qualche cosa alla fine o assolutamente niente. Cioè. No. Credo arrivi qualche centesimo, qualche millesimo di centesimo da Spotify, da Apple Music, ma veramente poca roba. Cioè, poi non muovono niente. I diritti sono comunque divisi con i nostri editori, quindi... Quello che dovrebbe arrivare ne arriva la metà, ma si arriva. No, dico che se non esistessero sarebbe meglio, perché la gente ha smesso di fruire la musica nella maniera corretta. Di dare un valore alla musica. Cioè. Io lo vedo, perché ho una figlia di 17 anni che non ha mai ascoltato un album per intero, ma ascolta e conosce 500 cose, ma non sa magari chi suona in quella roba, chi è quella band, da dove viene quella band, di che anni stiamo parlando, che roba è, tutta una cultura che invece il supporto fisico, il vinile o il CD, ti dà, perché tu compri il CD, intanto lo paghi, quindi una volta che l'hai pagato lo devi ascoltare, perché sennò hai buttato dei soldi, certo. No? E dedichi del quindi tempo proprio. Ti vai a vedere le foto, leggi i musicisti, leggi il periodo storico, perché io ad esempio dei dischi che ho a casa, ho più di 1000 dischi, di molti dischi ai quali sono affezionato, io conosco anche il fonico che ha fatto quella registrazione, dove è stato registrato, conosco il contesto nel quale quel disco è stato prodotto, conosco il produttore, conosco i musicisti, conosco un po' la storia. E anche, voglio dire, cultura quella, no? Certo. E ascolti la musica, la fruisci in una maniera ma anche, diversa. Viene anche attraverso altri sensi, il tatto, lo guardi, te lo giri. Io a volte metto, proprio ieri mi è capitato, ero in macchina, tornavo da Vieste, ho detto vabbè, ascoltiamo un po' playlist soul jazz di Apple Music. Anche della roba interessante. Chi sono? Certo. Sono attuali? Sono vecchi? Sono miei coetanei? Verissimo. Sono maschi, femmine? Esatto. Il nome della non band, il pezzo, e non sai nulla. Per me è veramente molto limitante questa cosa. Mi hai dato proprio l'assist per l'ultimissima domanda, te lo giuro, poi davvero ti lascio. È che quando vedo artisti un po' più grandi, che hanno un repertorio immenso, hanno fatto questo tipo di esperienza, quella della costruzione di un album, ovvero il pezzo prima che ti prepara quello dopo, che ti prepara quello che arriva a un culmine e poi finisce in un determinato modo, lo rivedo anche molto nei live. Mentre adesso che è tutto no, hit, non c'è questa costruzione, anche quando vedi durante i live questi artisti, ho come la sensazione che non sappiano costruire una scaletta per accompagnare il pubblico ad un viaggio, ad un percorso che loro, cioè gli artisti, che voi artisti, ci costruite addosso. Può essere. La tua sensazione ovviamente è una... il punto di vista è diverso, tu sei fruitore. Io purtroppo, questo è un grande problema di tanti musicisti come me, che abbiamo un approccio molto più tecnico quando andiamo a sentire un concerto. Quindi siamo lì con un'altra... è come l'accordatore. Che sente delle note, delle frequenze, okay. Che un musicista non sente. Okay. Quindi si pone in una maniera diversa, cioè cambia la posizione. Cioè se io da musicista vado ad ascoltare un concerto, ascolto quel concerto, vivo quel concerto in maniera diversa, perché vado sul tecnicismo, apprezzo determinate sfumature che un altro non apprezza, certo. Che magari sarebbero anche superflue. Quindi quello che tu dici, se tu hai questa sensazione e sarà così, io purtroppo a volte mi perdo. No, secondo me viene dal discorso degli album, come dicevi prima, sì. Perché se io ho la cultura di un album, del tempo, del pezzo che mi lascia respirare di nuovo prima di avere un picco nuovo,
conosco questa dinamica e la so, come dire, percepire anche su me stesso mentre mi godo la serata. Se io non ho questo, perché vado attraverso la piattaforma di It in It, è sempre un hype, non so come spiegare, forse no, non, certo, sono, certo, non mi certo. sono spiegato bene, però questa era la sensazione. Sì, sicuramente. Comunque sì, io ti voglio ringraziare, spero di vederti presto dal vivo nuovamente. E niente, grazie mille. Grazie anche a chi vedrà questo video. Insomma, grazie a chi vedrà il video, grazie ai ragazzi, grazie a tutti. Anzi, io avrei l'onore e il piacere di, se tu vuoi, di registrare un vostro video. Magari con i Boom Collective, così diamo anche delle immagini che poi ci sono molto professionali, le ho viste sul tuo sito. Sì, no, sono molto belle. Le veniamo a vedere, così facciamo qualcosa. Ce ne sono tante brutte anche che abbiamo messo da parte. Va bene, grazie mille, grazie, Gaetano. Grazie Savino, grazie a te.